Allora, buongiorno a tutti. Io credo che dobbiamo cominciare questo incontro con la presenza, cito per primo il professor Battiston che ci ha voluto onorare della presenza, tornando nella sede dove ha cominciato la sua ovviamente attività didattico e scientifica, proprio in quest'aula, quindi farei un applauso. E che lo ritroviamo dopo pochissimo tempo ad essere presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, quindi adesso sì che l'applauso forse è ancora più importante. Ringraziamo le autorità presenti, la presidente Catiuscia Marini, il sindaco Leopoldo Di Girolamo, il magnifico rettore Franco Moriconi che ci ospita e il delegato per il polo scientifico didattico di Terni Curini Massimo. Visto che i tempi sono stretti, io lascerei subito la parola al sindaco e al rettore per un saluto che come sempre sarà un saluto significativo e con dei contenuti oltre che di mestiere. L'intervento del professor Battistone poi sarà seguito da una tavola rotonda sulla tematica relativa appunto all'Italia nello spazio, opportunità occupazionali, visto che qui in Umbria abbiamo il polo aerospaziale Umbro con tante diciamo, realtà territoriali che operano nel settore aerospaziale. Prego sindaco, a te la parola. Grazie, ma recuperiamo un po' il tempo della partenza in ritardo con un saluto molto sintetico, due soli concetti. Intanto anche io saluto con grande piacere Roberto Battiston, che è un po' la dimostrazione di come questo paese abbia talenti importantissimi che però vanno poi sfruttati adeguatamente e che questi talenti possono anche crescere dentro università che non necessariamente devono essere le mega università, anzi quelle medie formano un'ossatura importante del sistema di formazione di eccellenza di questo paese e vanno alimentate e sorrette. Quindi l'altro concetto, insomma, che voglio dire è che le istituzioni umbre e l'università insieme con altri soggetti, qui abbiamo presente anche le rappresentanti della Fondazione Carit, sono fortemente impegnati per far sì che l'Università di Perugia e il Polo di Terni non solo non vedano un futuro diciamo incerto, ma anzi venga consolidato e vengano costruiti strutture e anche percorsi di eccellenza che permettano nuovi Roberto Battiston, in modo che il Paese possa poi fare il suo percorso. La seconda questione, chiudo, riguarda il legame fra l'università e il mondo dell'impresa e del lavoro. Ecco, questo va sempre più rafforzato, è un elemento fondamentale, in particolare per alcune corsi di laurea, alcune specialità, ingegneria assolutamente una di queste. Noi abbiamo in Umbria, lo diceva prima chi ha introdotto i lavori, abbiamo in Umbria un polo aerospaziale importante, questo settore è uno di quelli che in questi anni si è dimostrato anticiclico, cioè è riuscito ad andare avanti pur dentro la crisi. Qualche tempo fa a Terni abbiamo avuto l'inaugurazione di un nuovo reparto, chiamiamolo così, insomma di un'estensione di impresa di una di queste aziende che fa parte del polo, Fucine Umbre, che anzi ne è un po' la guida e il coordinamento, e quindi sappiamo che nella interazione appunto fra università e ricerca da una parte e impresa dall'altra sta uno degli elementi che può far fare veramente un salto di qualità verso lo sviluppo a questo nostro paese. Quindi anche su questo va fatto di più e di meglio e anche su questo le associazioni imprenditoriali
a partire naturalmente da quelle che sono le più grandi imprese presenti nel nostro territorio, mostrano un nuovo interesse che va accolto, sostenuto e radicato. Quindi buon lavoro a tutti quanti e grazie. Faccio io allora. Buongiorno a tutti. Oggi è una giornata importante perché avere con noi il professor Battiston qui a Terni, con tutto quello che sta dietro a Roberto Battiston nella storia di questa università, ma anche per l'importanza che lui riveste nell'ambito dell'aerospazio, diciamo che lo ritengo importantissimo. In particolare mi rivolgo a voi giovani, a voi studenti, anche perché da rettore ho scoperto che abbiamo un polo aerospaziale, qui vedo il presidente Alunni che saluto, abbiamo un polo aerospaziale importantissimo che sia nella provincia di Terni che nella provincia di Perugia, con dei contenuti di internazionalizzazione notevoli, tant'è che questo riguarda sia la fisica, l'ingegneria meccanica, riguarda un po' tutti gli aspetti che possono interessare l'elettrotecnica, e tant'è che nell'ultimo satellite che è stato inviato in orbita in Cina, il primo satellite non militare, c'era una parte, uno strumento che partiva da questo polo di Terni, e questo io ritengo che sia importantissimo perché fa vedere la vivacità di questa situazione, la vivacità anche da parte dei nostri ricercatori. Poi adesso questo è quello che è di oggi, e quindi per quanto riguarda appena sono arrivato mi è stato chiesto: lei li legge i giornali? Poco, dico, ma non per scortesia nei confronti dei giornalisti, ma leggo i titoli e poi molto spesso tanto so dove andiamo a parare. Voglio semplicemente dire, e tengo a ribadirlo qui oggi, che da quando sono stato, poi non ne parlo più di questo, da quando sono stato eletto rettore, la prima uscita che ho fatto su Terni è stata quella, e sfido qualsiasi persona a dire che non è stato questo, è stata quella di dire che mi sarei applicato per cercare di consolidare quello che era su Terni, per poi aspettare tempi migliori, e su questi tempi migliori io penso che anche qui sfido qualsiasi persona a dire che in questo momento stiamo aspettando tutti, non solamente Perugia ma tutte le università, ma tutta l'Italia, dei tempi migliori che speriamo che avvengano presto, per poi fare delle progettualità diverse. Tant'è che in questi 2 anni e mezzo, perché sono 2 anni e mezzo, quello che abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto, e abbiamo creato 2 cattedre nuove a Terni, una di metallurgia e una di chimica industriale per le energie alternative, sul fotovoltaico, quindi su situazioni che riguardano strettamente questo territorio, perché io credo che l'impegno nostro sia anche a riguardo del territorio, strettamente collegato con il territorio. Insiste qui, voglio ricordarlo, dove l'università è dentro e dalla propria parte, collaborando in maniera molto stretta con le istituzioni locali, il cluster della chimica verde. Allora, e dopodiché è stato fatto anche un dottorato internazionale, che non è cosa molto semplice da fare, per quanto riguarda il discorso dell'economia. Adesso pensiamo di andare avanti, però dico anche un'altra cosa. Si è parlato in questi giorni di diminuzione degli iscritti, l'università picco. Io vi dico sinceramente che l'università degli studi di Perugia a picco non ci va, anzi sta uscendo molto bene da situazioni le più disparate che noi abbiamo ereditato. Primo. Seconda cosa, se ci sono situazioni che sono state presenti al momento in cui non c'ero io, io rappresento l'università, però la poca avvedutezza che c'è stata non riguarda la mia persona. Secondo, abbiamo tutti gli interessi
ad andare avanti e a creare e cercare di fortificare questa situazione su Terni. Voglio qui, e non lo dico per ultimo, ma ricordare anche che c'è stato un giovane, il dottor Marco Ricci, che è stato riconosciuto come coordinatore, diciamo, di una ricerca molto importante a livello europeo. Quindi torno a dire che qui c'è gente che ha voglia di lavorare e ha voglia di portare avanti. E siccome io sono il rettore e il rettore bene o male c'ha dei rapporti con i propri ricercatori, con i propri docenti e anche con i propri studenti, vi dico, noi sicuramente porteremo avanti discorsi seri che vogliamo fare per la nostra università. Non mi farò tirare la giacchetta né a destra né a sinistra, non voglio entrare in diatribe politiche, perché l'unica politica che deve fare il rettore dell'università è quella dell'università degli studi, non deve fare nessun'altra politica. E per quanto riguarda il numero degli iscritti è in calo su Terni, come in calo in tutta Italia. A Perugia siamo in controtendenza su questo, ma il calo di Terni, nonostante gli sforzi dei colleghi ternani, perché devo dire che hanno centuplicato gli sforzi andando anche su territori che per anni, erano stati abbandonati e misconosciuti dalla nostra università, come il Reatino, il Viterbese, anzi quasi si instauravano rapporti con le province vicine, ha dato nel primo anno i propri frutti. Però io non faccio il comunicatore, ma parlando poc'anzi con dei giornalisti che sono qui dentro quest'aula, io sfido qualsiasi comunicatore a dire che cosa si prova a leggere un giorno sì e un giorno no sui giornali: l'università di studi va picco, gli studenti non si iscrivono a Terni, gli studenti vanno via, gli studenti fanno questo e l'università non fa questo. Allora voi pensate di fare del bene all'università degli studi oppure andate avanti per fare interessi che esulano da quelli che possono essere gli interessi dell'università degli studi? Queste sono cose nettamente diverse, perché tutti i nostri sforzi che stiamo portando per cercare di portare degli studenti su Terni, come su Perugia, né più né meno, perché non è che stiamo solamente qui intorno nel Reatino, andiamo in Calabria, andiamo in Sicilia, andiamo dappertutto, e con i social escono fuori queste situazioni. Io sfido un genitore di Terni, non di fuori, ad iscrivere il proprio figlio a Terni quando le istituzioni o parallele alle istituzioni dicono che Terni l'università è a picco e che non funziona. Io se fossi di Terni, ci avessi un figlio, lo iscriverei da un'altra parte, va bene? Come rettore ve lo dico. E questo, dico questa cosa una volta per tutte, per far capire che l'impegno nostro c'è. Non do retta alle chiacchiere, è inutile che mi si tira a destra e a sinistra, la collaborazione con gli enti locali esiste in tutto e per tutto e abbiamo intenzione di andare avanti su questa strada, che è la strada della trasparenza e la strada che ci deve portare a fare un polo di Terni serio e duraturo e che ci abbia la sua con il territorio dei rapporti stretti e duraturi. Grazie e scusatemi per la voce. Ringraziamo il magnifico per adesso io vorrei, in realtà la Presidente Marini era prevista successivamente, non so se ha degli impegni e vorrebbe anticipare la sua. Il professor Battiston poi. Benissimo, allora passerei la parola al professor Battiston, che appunto io ho già sentito una sua intervento ed è estremamente interessante anche a livello didattico per i ragazzi che sono qui presenti, studenti sia del nostro corso di laurea, dei nostri corsi di laurea, che credo alcuni anche delle scuole superiori. Grazie, a te la parola, Roberto. Devo dire la verità che non vi nascondo che fa un certo effetto
essere qui in questa aula, in questa sede dove ho lavorato per tanti anni, tanto perché incontro molti volti noti, mi fa molto piacere di vederli, perché per me Terni rappresenta un pezzo importantissimo della mia vita professionale. I laboratori che poi visiteremo, tutto quanto, li conoscete, il SERMS, sono stati veramente una delle cose più importanti che ho fatto in questa regione, ma anche dal punto di vista professionale nella mia carriera. Sono molto contento, oltre per la presenza delle autorità che ci onorano della loro presenza e quindi confermano l'interesse e la volontà che il Rettore ha appena espresso di sostenere la formazione e la ricerca a Terni e nell'Università di Perugia nel suo insieme. Mi fa molto piacere vedere molti, molti giovani, molti ragazzi dalla terza fila in poi, diciamo, anche quelli in prima fila non sono ragazzi che hanno qualche capello bianco, dalla terza fila in poi vedo un sacco di ragazzi che immagino sono gli studenti, sono le matricole, sono gli studenti di questo corso di laurea e quindi sono il nostro futuro, è sulla base di quello che voi farete che questa regione, questo paese, i settori in cui voi andrete a lavorare cambieranno, non dico una cosa per dire, il futuro è sempre la generazione che segue a quella presente, noi possiamo solo preparare le condizioni, se siamo abbastanza capaci di farlo, per chi viene dopo di noi, e in questo senso l'Agenzia Spaziale Italiana è un pezzo di un sistema che crea le condizioni per il futuro. Prima di iniziare la mia breve presentazione, perché vorrei spendere il tempo necessario per interloquire con voi e poi per visitare le infrastrutture, perché è importante che siano conosciute, quindi che la stampa per esempio sappia le risorse che ci sono in questa sede, che ha dato i contributi, io parlo per la parte spazio, poi per le altre parti i miei colleghi possono essere più approfonditi, ma per la parte spazio vi posso assicurare che quello che abbiamo fatto in questa sede intanto è sulla Stazione Spaziale Internazionale da parecchi anni, ma ha riscosso l'attenzione, il rispetto e anche il ritorno economico a livello nazionale e internazionale, per dimostrare che così come i californiani partono da un garage e poi fanno Microsoft, Apple oppure i nuovi satelliti, non c'è niente di impossibile partire da un'università di provincia, da un laboratorio che prima non c'era, per fare delle cose che lasciano un segno. Io di questo sono molto convinto, poi ci sono i problemi, poi li possiamo anche discutere, ma se non c'è la volontà i problemi vincono sempre, se c'è la volontà i problemi si possono risolvere. Secondo, abbiamo qui la regione che poi interverrà in modo autorevolissimo. Parlavo poco fa con un giornalista che sta scrivendo un pezzo su Sole 24 Ore in cui parlerà di spazio, e parlerà di spazio citando due regioni in particolare, l'Umbria e la Sardegna, tocca a loro in questa sequenza di analisi, e mi coglieva l'occasione di dire che l'Umbria è una realtà che ha una significativa capacità industriale, non occorre qui sottolineare che la Cucinetti Umbre ha i materiali speciali, vendono componentistica per aeroplani, in particolare a mezzo mondo, a tutte le grandi industrie. Noi alcune cose le testiamo al SERMS proprio per dimostrare le qualità di queste componentistiche. Quello che serve è un'azione di coerenza di sistema regionale che porta questa struttura all'attenzione del sistema nazionale. Quello che abbiamo fatto in questi ultimi due anni, assieme col governo, la cabina di regia nel settore spazio, ha portato a questo documento Space Economy, che è una cosa molto importante, in quanto in sintesi estrema porta a una tabella righe e colonne, dove le righe sono le regioni, le colonne sono le necessità nazionali nel settore spaziale. Quindi io come ASI, Architetti di Sistema, definisco cosa vogliamo fare, assieme al governo naturalmente, e le regioni dicono cosa sanno fare. E dall'incrocio righe e colonne, per le regioni che mettono lo spazio nel settore, diciamo, di rilevanza, prioritario, di seconda priorità, ma comunque di rilevanza, nascono questi incroci che dicono, ok, a fronte di quel tipo di attività di interesse nazionale o internazionale, io so contribuire con questo tipo di azione. E il governo dice benissimo, a questo punto facciamo un pacchetto, uscirà fra poco uno stralcio importante per lo spazio dei fondi strutturali, in cui fatto uno, quello che investe la regione in quel settore con soldi propri, un altro uno è aggiunto dal MISE e il rimanente, che è circa 40%, lo mette l'industria,
in un'ottica per cui con meno della metà di quello che costa fare una certa cosa, il mondo industriale si può attivare per fare una cosa che ha un interesse nazionale. Questo non è finanziamento a perdere, questo non è finanziamento per la ricerca, è un finanziamento per la produttività, e si vedrà fino a che punto le industrie, senza aspettare ma essendo proattive, si decidono a rischiare assieme al pubblico e assieme alla regione, con un gioco di tre parti, Stato, regioni e industrie, per raggiungere obiettivi di interesse economico. L'Agenzia Spaziale Italiana in questo è un'attività di coordinamento di architettura di sistema, utilizzeremo il sistema PPP, Public Private Partnership, in modo sistematico, abbiamo un'esperienza pluridecennale su come si fanno queste cose, con l'obiettivo di far soldi, di fare economia, di fare posti di lavoro. Quindi, così come andiamo su Marte, dove è un investimento a fondo perduto, vogliamo anche fare investimenti a fondo non perduto, ma al contrario degli investimenti che ritornano nel paese. In questo senso io invito la Regione Umbra a seguire con molta attenzione questa attività che ormai si è consolidata. Le regioni sono rappresentate dalla Consulta delle Regioni, rappresentate via via, tu ne parlerai, quindi non perdo altro tempo, ma è un'opportunità importante per una regione come l'Umbria, che ha già da tempo degli asset importanti nel settore spazio, impresa, ma anche università e ricerca. Un'altra cosa che mostra come tante cose possono accadere quando la volontà e la determinazione c'è: il 17 maggio avremo l'inaugurazione del curriculum in ingegneria per lo spazio presso, in questo caso, il Dipartimento di Ingegneria Elettronica e Informatica a Perugia. Per me questo è particolarmente significativo per due motivi. Primo, perché... Scusatemi, io stesso faccio fatica a stare dietro alle novità accademiche, nonostante che... Benissimo, grazie per la puntualizzazione. Questo è importante perché, uno, questo curriculum, che a tempo era diverso perché era prima dei 3 più 2 addirittura, era esistente ed è scomparso tanti anni fa, più di 10 anni fa, ed era un curriculum che rendeva l'Umbria, diciamo, un attore moderno nel settore dello spazio che stava crescendo a livello diciamo, nazionale, e quindi sono contento di sapere che questa cosa sta riprendendo e parteciperemo anche a questa iniziativa mandando uno dei nostri più importanti esperti a contribuire a quella giornata. Secondo, perché come parte di quell'iniziativa vedo che c'è l'iniziativa di sviluppare un satellite, un nanosatellite di marca Umbra, Umbra Space Lab, ed è un bel messaggio per i giovani questo, e voglio cogliere questo messaggio dicendo che se voi lo costruite noi lo lanceremo. Nel 19 abbiamo un Vega C, un nuovo razzo di marca italiana che verrà lanciato nello spazio con un volo di prova. I voli di prova naturalmente sono dei voli che hanno un piccolo rischio perché è il primo volo, in cui si possono lanciare però oggetti che non hanno un grandissimo valore economico, non è che andiamo a lanciare uno strumento da 500 milioni su un volo di prova, però diciamo, possiamo lanciare tanti piccoli satelliti, possiamo lanciare strumenti che hanno caratteristiche opportune. Bene, se voi fate questo nanosatellite noi vi garantiamo il lancio, quindi mettetevi al lavoro, lavorate voi giovani con i vostri professori e Umbria Space Lab potrà essere lanciata. Ultima notazione prima di cominciare la mia presentazione, che sarà comunque non lunga, voglio ringraziare la presenza della Fondazione Cassa di Risparmio che sta lì, scusatemi, perché mi sottolineo che negli anni in cui abbiamo fatto sviluppare questa sede di Pentima, l'interazione con la Fondazione Cassa di Risparmio è stata fondamentale. Molti dei macchinari che noi abbiamo installato nel laboratorio CERNS sono legati a precisi investimenti fatti dalla Fondazione assieme agli NFN, che è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, che ha contribuito in modo importante, senza la quale questo sviluppo non sarebbe potuto essere possibile. Io spero, poi chiaramente negli anni i miei rapporti sono un po' affievoliti, ma spero che questa volontà di investire sul territorio e investire sulle attività che migliori, più competitive e più ambiziose sia ancora presente e continui, perché è fondamentale per la crescita e il mantenimento dell'università ai massimi livelli. Ok, con questo vorrei adesso raccontarvi un paio di cose. Lo spazio è un tema di enorme complessità e molto variegato. Non posso pretendere in questo breve tempo di raccontarvi tutto,
vi cercherò di darvi alcuni spunti, anche perché lo spazio, abbassiamo le luci per cortesia, è molto, molto relativo all'entusiasmo, al sogno, la volontà di raggiungere degli obiettivi che possono anche essere economici, sono delle opportunità, e quindi è importante dare, un messaggio che possa essere poi elaborato, ciascuno per la sua parte, ciascuno con i suoi obiettivi. Il titolo che ho, che ho messo in Italia è il rinascimento spaziale. Perché direte uso la parola rinascimento spaziale? Beh, vi mostrerò perché c'è veramente un ruolo particolare dell'attività spaziale a livello globale per fare migliorare in modo sostanziale il nostro pianeta, i processi positivi legati al nostro pianeta. Perché ci serve andare nello spazio? Ma lo spazio è tante cose, ma in particolare una sfida continua, e le sfide, come sapete, così come con Colombo andare nelle Indie sbagliandosi ma poi trovando l'America, pagano. Anche nello spazio le sfide pagano. Guardate queste quattro immagini, tre immagini, sono la velocità con cui sta cambiando la tecnologia, e ho preso un esempio preso dallo spazio. Nel 1303 Giotto dipingeva gli scrovegni e dipingeva questa bellissima serie di dipinti molto affascinanti, di colori brillanti, ma sulla capanna, che guardate aveva già una struttura tridimensionale, stava inventando la prospettiva prima di Brunelleschi, ci mette una tela cometa piuttosto brutterella. Perché? Perché l'aveva vista la cometa di Halley, che aveva visto con i suoi occhi, aveva copiata. Giotto era un fedelissimo riproduttore. Benissimo, siamo nel 1910, la seconda immagine in basso a sinistra, in cui con le prime fotografie da daguerrotipi della fine del Novecento ripassa la cometa di Halley, viene fotografata, effettivamente assomiglia alla cometa di Giotto. Passano 76 anni, che è il tempo di ritorno della cometa, e il satellite Giotto, chiamato chiaramente in onore di Giotto, in cui l'Europa ha una partita molto importante, va a circa 500 km dalla cometa e gli pizzica la coda. Bene, 600 anni passati dall'occhio alla fotografia, 76 anni passati dalla fotografia a un satellite che ci va, questa è la velocità con cui le cose si sviluppano, e quindi lo spazio per noi è uno stimolo formidabile di opportunità e di sfide per far funzionare il cervello e migliorare le nostre capacità tecniche. Un'altra cosa che lo spazio ci dà, che è veramente unica, è il cambiamento di sistema di riferimento. Questo puntino al centro dell'immagine siamo noi, è la Terra. Terra vista da dove? È vista da un oggetto che ha delle montagne, vedete l'orizzonte in basso, che è chiaramente un orizzonte di un pianeta, è vista da Marte, da uno di questi robottini che guardano i sassi, di cui avete delle bellissime cose su internet, dato l'ordine per cortesia fotografaci, e ha fatto un selfie da circa 150 milioni di chilometri. Noi siamo quel puntino lì, tutte le nostre vicende, incluse le discussioni sui giornali di oggi, sono quel puntino lì. Sembra molto piccolo visto da lontano, lo spazio generalmente ci dà un punto di vista diverso, e voi sapete che quando non sapete risolvere un problema, guardando da un punto di vista diverso, spesso e volentieri vi viene l'idea di come risolverlo, e questo è molto vero per lo spazio. Oppure queste cose qui, che sono le stelle cadenti del 10 d'agosto. Quante volte con la vostra fidanzata o fidanzato avete visto le stelle cadenti esprimendo un sogno? Sono, vista dallo spazio, sono un pochino meno romantiche, sono dei pezzettini piccolissimi di materiale ferroso che entrano nell'atmosfera a velocità ipersonica a 40 km al secondo e lasciano una traccia come se fossero dei piccoli lampi. Visti dallo spazio sembrano degli alberi di Natale luminosi. È un modo diverso di vedere una cosa che da Terra si è sempre interpretata come una speranza, un sogno, un obiettivo, un auspicio. Dallo spazio si vede che sono delle cose fatte in modo un po' diverso, un punto di vista diverso, ma questo non toglie nulla, si può sempre continuare a sognare, ma magari sapendo che in realtà sono dei pezzi di ferro. Bene, perché parlo di rinascimento dallo spazio? Il rinascimento lo sappiamo cos'è in Italia, è qualche cosa che si è sviluppato fra il XIV e il XVII secolo proprio nelle nostre regioni, dove siamo, nelle regioni del centro Italia. E che cosa ha caratterizzato il rinascimento? Delle idee. Non possiamo dire che gli italiani di quell'epoca non avessero idee, e delle tecnologie per svilupparle. La carta stampata, quindi caratteri mobili e il sistema per stampare tante volte la stessa cosa e distribuirla poi nel giro dell'Europa, che era chiaramente molto più piccolo del mondo di allora. Quindi idee e tecnica per distribuirle. Oggi
non ci sono più le linotype, non c'è più Gutenberg, abbiamo questi computer, non c'è più neanche la carta, non occorre, io non sto presentando qualche cosa senza usare la carta, ma le idee ci sono ancora e si circolano come? Con internet, con dei sistemi rapidissimi che le mandano in giro alla velocità della luce. Bene, il nuovo rinascimento è quello delle nuove tecnologie che circolano molte idee, e in questo senso lo spazio che trasporta dati, che genera dati e quindi che genera idee, quel punto di vista diverso fornisce modi diversi di guardare per esempio la Terra, pensate ai cambiamenti climatici, che cosa vuol dire guardarli dallo spazio, si capiscono molte cose di più, sta contribuendo sia con la trasmissione delle idee, sia con la formulazione di dati che portano a nuove idee, a questo rinascimento, a questa rapidissima evoluzione della tecnologia moderna, e quindi siamo di fronte a un rinascimento di tipo spaziale. Qualcuno ha detto correttamente che durante la crisi l'investimento spaziale globale non è calato, è cresciuto, di poco ma è cresciuto, quindi è sicuramente un settore in cui la forza di propulsione è notevolissima. Bene, nello spazio ci sono molte cose. Si guarda la Terra, poi ne parlerò con più dettaglio, ma si va a esplorare tutto l'esplorabile, in particolare i vari pianeti. Ecco, l'ASI è su tutti i principali satelliti che vanno in tutti i principali pianeti, satelliti di pianeti, con radar, macchine fotografiche, e addirittura atterrando sui pianeti, porto l'esempio fra poco di Rosetta, di File e della cometa su cui siamo atterrati, e per misurare, studiare e capire come diavolo è successo che si è creato il nostro sistema solare, e per dedurre da qui come diavolo funzionano gli altri sistemi solari. Siamo in corso di una missione su Marte, ExoMars, lanciata in marzo, sta viaggiando la volta di Marte e atterrerà nell'ottobre di quest'anno, e lì abbiamo un contributo importantissimo, il 35%, che vuol dire 500 milioni di euro, non è una cosa da poco, con l'ESA naturalmente è un contributo internazionale, e siamo stati dappertutto nel sistema solare assieme ad altri, alla NASA, all'ESA, a seconda dei casi. E l'anno scorso è stata questa cosa incredibile dell'atterraggio di un oggetto costruito dall'uomo per la prima volta nella storia di sempre su un oggettino di 4 km in the middle of nowhere, in mezzo al buio, che era la cometa che ha un nome 67 Picciurimo Gerasimenko, impronunciabile, ma la cosa importante è che su questo sassolino nel nulla siamo riusciti ad atterrare dopo 12 anni di inseguimento, 12 anni nello spazio, di cui una parte in una deep hibernation in cui l'oggetto stava completamente da solo e senza la possibilità di essere risvegliato da un comando, ma con una sveglia interna che l'ha risvegliato e ha raggiunto l'obiettivo. Lo spazio è difficile, è challenging, occorre anche una buona dose di fortuna oltre una grandissima preparazione. Vi voglio ricordare come File, che è il lander, l'atterratore di Rosetta. Rosetta è un oggetto grande come questa scrivania, e File è un oggetto che pesa 100 kg e sta attaccato a Rosetta, che è atterrato su Marte. Bene, come siamo atterrati sulla cometa? Siamo scesi a una velocità tipica di 5 km l'ora, che è quella con cui voi camminate per la strada, nella speranza mutuata, sostenuta da alcune tecnologie, di potercisi aggrappare e bloccarsi sul terreno. Una roba come questa cometa, che ha 5 km di dimensione, sembra una nocciolina americana toccante bitortoluta, non ha praticamente gravità, cioè ha un centomillesimo della gravità terrestre, per cui una scrivania di 100 kg pesa un grammo, cioè un foglio di carta. Bene, infatti le cose sono andate in questo modo. Vedete questa immagine bianca delle foto di File che stava scendendo dritta come un fuso verso il pianeta? E a un certo punto, guardate touchdown point, vedete quelle sorta di buchetti, queste impronte che prima non c'erano? È arrivata ed è rimbalzata. È rimbalzata a 2 km di altezza e ci ha messo 3 ore a ricadere giù. Questo era imprevisto. Perché è rimbalzata? Perché i sistemi di aggancio hanno fallito. E quindi l'energia che lei aveva, che era troppa per poter eventualmente rimanere in orbita intorno a Rosetta, l'avrebbero respinta nell'infinito, se non fosse che aveva degli attenuatori, che se ne sono assorbite 2/3, e quindi ha fatto un salto, e poi un altro salto, e finalmente al terzo salto si è incastrata in un crepaccio, e da lì poi ha iniziato a mandare i suoi segnali.
un colpo di fortuna, ragazzi, dopo 20 anni di lavoro e 12 anni di inseguimento, un colpo di fortuna incredibile, ma la scienza, la ricerca è anche questo, occorre anche avere un po' di fortuna. Gli attenuatori erano disegnati in Italia, gli agganciamenti erano fatti in Germania, non dico altro perché altrimenti poi... E questa è la foto della vista da vicino. A sinistra avete una ricostruzione del computer, invece a destra avete la fotografia veramente di come è fatta la superficie di questa cometa. È veramente brutta, ma per noi è bellissima. Non voglio sentire su questo commenti di carattere estetico, perché ci sono voluti 20 anni e 1 miliardo di euro per raggiungere questa fotografia. Benissimo, ExoMars in partenza, atterreremo in ottobre con uno strumento, questo oggetto che avete staccato, si chiama Schiaparelli, in onore di un astronomo italiano dell'Ottocento che ha studiato molto Marte, e a dimostrazione che l'Italia su questa missione mette molto, non solo del tipo economico, ma come contributi tecnici abbiamo la primership industriale, quindi l'intero progetto è gestito dall'industria italiana, in particolare Thalesia Spazio di Torino. Nel 2018, c'è una discussione in corso, forse ci vogliamo al 20, atterreremo con un oggetto che avrà la capacità di muoversi, avrà un trapano verticale che penetrerà per 2 metri sotto la superficie marziana, e forse, incrociamo le dita, un po' di fortuna ci vuole, potremo trovare sotto la terra marziana quello che non troviamo in superficie. Sappiate che l'atmosfera marziana è 1% di quella terrestre, quindi c'è ma è quasi inesistente, quindi i raggi cosmici, la radiazione solare bombarda freneticamente la superficie. Sappiamo che c'era molta acqua su Marte ai tempi passati e probabilmente anche molta più atmosfera, oggi c'è pochissima acqua in superficie e c'è poca atmosfera, per cui eventuali tracce di vita passata, che dove c'è l'acqua si pensa ci possa essere la vita, sono state cancellate, bruciate, sterilizzate dalla radiazione, ma sotto sappiamo che c'è ghiaccio, acqua, e chi lo sa, forse qualche cosa d'altro, per cui questa missione è molto importante scientificamente, che potrebbe dare indicazioni di una vita ulteriore, non lontano da noi, perché l'universo è amplissimo, ma solo su Marte ci potrebbero essere state le condizioni utili per una vita biologica. Quindi è molto interessante questa missione, stay tuned. Ma, come dicevo, il mondo si muove verso lo spazio non perché è romantico, anche naturalmente, non perché sono gli astronauti, anche naturalmente, perché si è capito che lo spazio genera soldi. Genera soldi in quantità crescente, le telecomunicazioni, le televisioni, le antenne paraboliche, quello è spazio, lo sapete benissimo, il vostro telefonino quando vi porta anche qui, seguendo la strada e il traffico, quello è spazio, le telefonate vostre in parte sono spazio, internet, non sto usando in questo momento, ma è in parte spazio e non lo sapete quanta parte è, perché è un gioco complicatissimo di scambi in cui i dati corrono, la cosa importante è che non ve ne accorgete, quindi funziona. E quindi rende soldi, perché è un pezzo integrale come l'energia elettrica, l'acqua, la luce, il gas, è una utility per molte parti. Benissimo, i numeri sono circa quasi 300 miliardi di fatturato a livello mondiale, quasi 1 milione di impiegati a livello mondiale, è per lo più servizi al consumatore, telecomunicazioni, circa 60%, costruzione dei satelliti e dei lanciatori, circa il 33%, servizi, usando l'infrastruttura, circa il 10%, e l'Italia in questi numeri ha circa 6.500 addetti e circa 1,6 miliardi annuale di fatturato. Numeri, per tenerlo in testa, è circa il 10% della difesa, quindi chi sa quant'è la difesa in Italia o nel mondo, 10% sotto all'incirca c'è lo spazio, purtroppo sarebbe meglio il contrario, non credete, ma comunque attualmente la situazione è questa. Bene, sono numeri, sono grandi, sono piccoli, dipende dai punti di vista, naturalmente, certamente il mondo della difesa è molto più grande. Questo l'ho già detto. L'investimento negli ultimi 5 anni, gli anni della crisi, come vedete, è leggermente calato nel mondo dei paesi occidentali, è cresciuto in modo significativo nel BRIC, Brasile, Cina, India,
R cosa sta? Boh, non mi ricordo, ed è leggermente cresciuto per, forse BR di Brasile, forse, ed è cresciuto leggermente nell'Europa dei 15, quindi complessivamente è cresciuto in un momento di crisi. I numeri sono questi. Gli investimenti pubblici, lo spazio è molto investimento pubblico naturalmente, e poi c'è la parte privata, e vede gli Stati Uniti con la NASA dominare con quasi 20 miliardi di euro all'anno. L'Europa è strutturata con dei vari palloccoli, e la Russia è la parte gialla, 6 miliardi. L'Europa ha questa struttura in cui vediamo l'Italia è terza, poi Francia e Germania, con circa 1 miliardo, sommando i vari contributi di difesa e soprattutto l'Agenzia Spaziale Italiana. Poi c'è questa sorta di costellazione, e il complessivo, poi l'Unione Europea mette 1,5 miliardi. L'Europa complessivamente, in tutte le sue declinazioni, sono 8,9 miliardi, quindi più della Russia, metà dell'America. Poi c'è il Giappone, la Cina 2,3 miliardi. Sono dei miliardi che hanno un tipo diverso di significato, perché il costo della manodopera è molto basso, quindi tutto questo ha una sua dinamica, e vedete che tutti quanti, anche i paesi più piccoli, perfino il Congo, l'Angola, l'Algeria, hanno degli investimenti nel settore spaziale, una grande dinamica. In proporzione al GDP vediamo che la Russia mette quasi lo 0,6%, che è tantissimo ancora oggi, seguito dagli americani che lo 0,22%, poi Francia, India, Giappone, e poi c'è l'Italia che arriva nella frazione dell'investimento col suo 0,05% alla 3,6 posizione. Noi possiamo quindi affermare che siamo globale la settima potenza spaziale, a livello europeo la terza dopo Francia e Germania. Ma oltre ai numeri, che possono lasciare il tempo che trovano, c'è chi capisce i numeri, ma c'è chi capisce le idee meglio dei numeri, quello che è successo è che recentemente nel mondo americano è avvenuta una rivoluzione. Si sono messi a fare spazio degli attori di investimento privato che prima spazio non facevano. Elon Musk non faceva spazio, adesso lancia i missili più performanti, ha fatto PayPal, sta costruendo Tesla, la macchina elettrica, sta sognando un treno solare che congiunge a ipervelocità le due parti dell'America. Vuole andare su Marte per conto suo e sta facendo quello che sta facendo, ma non viene dallo spazio, usa lo spazio in quanto vede un'opportunità economica. Lo stesso vale per Virgin Galactic, con Branson faceva aeroplani, fa ancora aeroplani, però si è messo a fare spazio, e potrei continuare con quello di Amazon, cioè investitori che hanno fatto soldi in diverso modo con la New Economy e si sono messi a fare spazio, con un approccio molto legato a un ritorno di carattere economico. Abbiamo quindi nuovi giocatori, alcuni li conoscete. Beh, Skybox lo fa Google, Virgin Galactic l'abbiamo detto, SpaceX lo fa Elon Musk. C'è una molteplicità di investitori privati, di quelli che i soldi ne ha fatti tanti, che sta cambiando il modo in cui lo spazio si sviluppa. Non sono più solo un piccolo cerchio di appassionati finanziati dal pubblico, ma grossi giocatori finanziati da fondi privati. La NASA pianifica, che ha aiutato questo processo in modo formidabile, pianifica di investire in questo settore sempre di meno nei prossimi anni, fino ad avere un simbolico dollaro, perché ha preso così bene che il servizio di trasporto da terra alla stazione spaziale, prima di cargo e ora di astronauti, sarà fatto in modo competitivo da privati. Prima era la NASA che mandava i suoi missili, magari talvolta con la Russia, adesso lo faranno i privati, perché pagati dalla NASA, come prendere l'autobus, un autobus un po' costoso, si prende un biglietto e loro ti portano su. Questa è una cosa che è accaduta negli ultimi 10 o 15 anni e sta cambiando tutto. E poi ci sono i dati. I dati sono qualcosa che voi ragazzi, mi aspetto, cogliate al volo. Voi siete una generazione che vive di comunicazione, di informazione, vive di informazione rapida, vive nel trovare dall'informazione l'estrazione, quella significativa. Talvolta è più facile, talvolta è più difficile. Non partiamo da questo. Non so se avete visto il film The Big Short, La Grande Scommessa, ve la consiglio vivamente. Racconta la storia vera di questi investitori che hanno investito
contro le banche che stavano fallendo quando ancora non si sapeva che stavano fallendo. Abbiamo fatto un pacco di soldi giocando in questo modo. Perché è interessante? Perché tutto nasce dall'osservazione di piccole anomalie in montagne di dati. Hanno visto che non tornavano dei conti sul tasso di non restituzione dei soldi dei prestiti, e da lì, con intelligenza, capacità e utilizzo dei dati in modo lucido, hanno capito che stava cambiando qualche cosa e hanno investito apparentemente in modo illogico contro il sistema, che finalmente poi è crollato arricchendoli. Da pochi dati si possono ricavare molte informazioni, da pochi dati importanti. Per esempio, con Twitter, voi non lo sapete, ma quando qualcuno parla su Twitter di compro, vendo, faccio la borsa, voglio comprare più pane, più pasta o più automobili, ci sono dei sistemi automatici che monitorano le parole chiavi su Twitter, le stimolano anche, in modo tale da capire la tendenza del mondo di internet, di noi utenti, verso certi andamenti di mercato, giocando in borsa e anticipando di alcuni giorni i comportamenti. Hanno verificato che funziona, quindi l'informazione utilmente utilizzata è denaro, è potenza, è capacità economica. Lo spazio genera molta informazione. Se andate sul sistema americano pubblico, dopo il Department of Commerce e il Dipartimento degli Interni, la terza è la NASA a produrre dati in quantità smisurata. E quindi questi dati, che ci si fa? Occorrono idee per fare delle cose interessanti. Vi do un esempio. Attualmente voi conoscete che esiste Google Earth, il vostro pianeta, e le immagini del pianeta in dettaglio sono tipicamente vecchiotte, è talmente grande il pianeta che anche i satelliti che continuano a prendere immagini, alla fine ci vuole un po' di tempo per riaggiornarle, settimane, talvolta mesi. Bene, un gruppo di ragazzi californiani hanno trovato un modo di lanciare dalla Stazione Spaziale Internazionale dei piccoli satelliti, grandi come quel computer, chiamati Dove, Civetta. Ne hanno lanciati 76 uno dietro l'altro e hanno fatto una sequenza di satelliti sulla stessa orbita, unica, la prima mai fatta al mondo, che prende immagini ogni pochi minuti. Poi si sposta la Terra, gira così, quindi diciamo alla fine ogni territorio è visto con una ripetizione molto alta. Che ci si fa con tutte queste immagini? Tra l'altro sono piccoli satelliti di bassa risoluzione. Beh, si vedono le cose che cambiano, un tasso di interesse per l'economia. Per esempio, questa schema mostra una serie di contenitori di petrolio, o di gas o di petrolio, in giro per l'America, fotografati alla stessa ora del giorno, un giorno dopo l'altro. Misurando la dimensione dell'ombra, si capisce l'altezza, quanto sono vuoti, quanto sono pieni. Trasformando questo sull'intera America in scorta a breve del particolare gas o petrolio o benzina in questi contenitori, si capisce cosa vanno a comprare sulle futures gli americani. Questa informazione vale oro, si può avere solo dallo spazio avendo molti satelliti, non occorre una grande risoluzione, bastano pochi metri o due metri, quindi roba di poco valore, ma come la si utilizzi cambia. Oppure si può calcolare con altri strumenti l'andamento del riso in Cina, del grano in America, 6 mesi prima, 5 mesi prima, 4 mesi prima, quanto vino si potrà ottenere dalle viti di un certo tipo, perché vediamo il colore delle foglie. Tutte queste cose trasformate in un dato economico significano ricchezza. Sono solo esempi, ma continuano a venire fuori. Oppure contare, io chiamo cantare le nuvole, sono degli impianti di energia elettrica a combustione, credo gas o petrolio, in Cina. Misurando la dimensione della plume si capisce quanto si sta producendo in Cina in quel particolare inverno, e quindi di quanto avrà bisogno nel globale del paese di importare o di usare materie prime per bruciare. Questo tipo di sfida sui dati è il futuro. Ci sono montagne di dati, si costruiscono i satelliti senza sapere a cosa serviranno, ma l'applicazione di questo potrà portare, ci auguriamo, allo stesso modo delle applicazioni per navigare nel traffico, delle applicazioni che premendo un pulsante vi danno dell'informazione magari gratuita, ma che cambiano i nostri comportamenti e che quindi generano ricchezza per strade diverse. Google non fa soldi tassandovi quando chiedete search for, ma fa soldi con la pubblicità, orientando le scelte, sapendo altre cose, e tutto così non si fa i soldi vendendo l'informazione diretta, ma producendo dei prodotti
che in modo indiretto producono ricchezza. L'Europa col sistema dei satelliti Sentinel sta sviluppando un sistema di osservazione della Terra con i fiocchi migliori al mondo, ha deciso di rendere gratuiti i dati, Open Data Policy, proprio per stimolare l'utilizzo del dato e la costruzione delle applicazioni. Il messaggio è: chiunque di voi sappia smanettare con il computer si ponga il problema, cosa posso fare cavando informazioni preziose, le pepite dalla miniera buia dei dati di origine satellitare. C'è un sacco di opportunità per tutti. Bene, lo spazio quindi è cambiato rispetto al passato. Una volta era supremazia, sfida, anche aspetti militari. Oggi lo spazio è cambiato, abbiamo molta più spazio di pace, spero soprattutto un giorno solo spazio di pace. Lo spazio non può tollerare uno scontro troppo fragile, è molto facile danneggiare con i frammenti le infrastrutture. La stazione spaziale internazionale abbiamo visto più di 220 persone da 17 nazioni vivere assieme, lavorare assieme per ormai 15 anni, e quindi l'Italia in questo ha contribuito tantissimo con i suoi astronauti. E quindi in conclusione, lo spazio sta veramente contribuendo a cambiare il mondo in modo positivo, contribuendo a diffondere le idee, e aspetta solamente voi per sfruttare in modo ancora più intenso le opportunità che esso offre. Grazie. Io farei un ringraziamento per la lezione magistralis del professor Battistone, perché credo che al di là appunto del merito, anche la modalità comunicativa è stata veramente affascinante e importante anche per coloro che sono qui a imparare, come i nostri studenti. Io ho sempre un occhio di riguardo per i ragazzi e per gli studenti. Bene, io se ben ho capito, la Presidente Catiuscia Marina vorrebbe intervenire per motivi appunto di tempo in questo momento, quindi anticipiamo il suo intervento alla tavola rotonda che comunque fra poco seguirà. Grazie, la parola a lei, Presidente. Sì, grazie. Io ringrazio moltissimo il Professor Rossi per l'invito che mi ha fatto un po' di tempo fa a venire a questo incontro. Lo ringrazio perché, ascoltando la interessante e stimolante lezione del professor Battiston anche su alcuni temi per i quali dobbiamo interloquire insieme, sia dal versante non solo dell'università e della ricerca, ma anche dal versante della programmazione delle politiche pubbliche, e dirò, il mio intervento sarà in modo particolare sul piano nazionale della Space Economy, su cui le regioni nel giro di una settimana, 15 giorni, daranno un parere alla conferenza delle regioni, che è l'avvio poi del piano nazionale, che permetterà l'avvio del piano nazionale, e dirò anche una cosa, perché questa bella lezione e anche la necessità di interloquire, soprattutto lo faranno alcuni protagonisti nella tavola rotonda, sugli stimoli che ha dato la relazione e quindi sul ruolo e la funzione anche dell'industria, a cominciare dall'industria che è collocata nel territorio di questa regione e del contributo che dà questa parte di industria al sistema nazionale industriale proprio nel settore aerospaziale, aeronautico, ma anche dell'aerospazio. Credo che debba avere tutta l'attenzione e lo spazio più allargato, però gli interventi iniziali del magnifico rettore, ma anche del sindaco e del professor Curini, ma in modo particolare l'intervento del rettore, mi obbligano a fare solo due considerazioni che rivolgo soprattutto ai ragazzi, agli studenti, alle famiglie degli studenti che sono iscritti o che si dovranno iscrivere, e anche ai docenti e ricercatori che anche con molta fatica mettono insieme l'attività didattica nella sede di Perugia, ma garantiscono la piena funzionalità e anche con uno sforzo che non è necessariamente condotto, negli obblighi accademici per far funzionare pienamente i corsi qui nella sede di Terni. E le uniche due cose che voglio dire
Guardate ragazzi, ci sono delle persone che a volte la cosa migliore è spararla alta, perché se no nessuno gli darebbe tre righe di un giornale o di un quotidiano e della sua attenzione, ma non c'è bisogno di quelle tre righe per dire che c'è un lavoro comune che noi facciamo insieme, università, regione, quando è necessario con il Ministero e con il Governo, e enti locali, in modo particolare con il sindaco e con l'amministrazione comunale di Terni. Tre cose semplicemente, perché voglio parlare della spesa economy. La prima è che la Regione ha un compito istituzionale in materia di università che si chiama diritto allo studio. Il tema del diritto allo studio in questa Regione viene adempiuto da anni in maniera piena, al 100%, lo voglio dire anche a garanzia di chi si può iscrivere in queste università e dell'attrazione che un'università può avere. Garantire il 100% delle borse e di tutti i servizi del diritto allo studio, siamo tre regioni italiane a farlo, è una delle ragioni anche per cui il governo nazionale si sta ponendo la riforma del diritto allo studio, perché ce ne sono altre 18 che non garantiscono pienamente questo 100%, e quindi vista dall'ottica nazionale c'è bisogno di una riforma in questa direzione, e su questo la Regione mette 25 milioni di euro che riguardano anche gli studenti universitari dell'Università degli Studi in modo particolare, di quella per gli stranieri, e anche ovviamente la sede di Terni e degli studenti che si iscrivono a questa sede. La Regione ha collaborato con l'Università con una convenzione proprio sui temi dell'innovazione e della ricerca scientifica, che ha garantito con i 2 milioni 17 dottorati di ricerca e aggiunto 52 assegnisti, questo è molto importante anche per le cose che diceva il professor Battiston, in discipline che erano coerenti con le traiettorie dello sviluppo regionale, perché noi possiamo finanziare solo ricerca che è finalizzata alle attività industriali e produttive. Ci sono 5 milioni che abbiamo messo nella programmazione 14-20 che sono alla base del lavoro che stiamo facendo insieme università, attraverso il direttore amministrativo che ha delegato il magnifico rettore, e la struttura regionale sia nella parte tecnica sia nella parte politica, per fare in modo che attraverso questa nuova convenzione sugli assi della ricerca l'università riceva delle risorse che gli rendano anche più agevole affrontare i temi connessi ai suoi anche obblighi, che sono quelli del personale a tempo determinato e indeterminato, che invece svolge l'attività didattica e di supporto alla formazione universitaria, che non può essere finanziato dalla Regione perché sarebbe una competenza non sua. Quindi in via indiretta la Regione collabora attraverso la convenzione, ed è quello a cui stiamo lavorando e stavamo lavorando a prescindere da questi titoli ridicoli di giornali, della Regione non si nasconda, e mi fa specie che persone che hanno avuto ruoli pubblici fondamentali in questa Regione, che da lauti e ricchi pensionati passino il tempo ad infangare il ruolo e la funzione dell'università in questa Regione e in questa sede di Terni. Per continuare l'attività di didattica e di ricerca bisogna garantire 500.000 euro. Lo dico perché mentre io stavo qui, sul mio sito è stato pubblicato che ero a Terni a questa lezione. È intervenuta una signora di Terni e mi ha detto: come fa a scrivere questa stupidaggine che la facoltà di ingegneria è chiusa e non svolge più attività di didattica e di ricerca? Voglio dire, i danni che noi facciamo alla comunità dei ragazzi, delle ragazze e dei professori che ogni giorno fanno vivere i laboratori e la nostra università. Chiusa la polemica, questo è il lavoro serio che facciamo. Poi aggiungo una cosa, io sono tra quelli che in ogni sede nazionale, se posso dire un milione più per il diritto allo studio, un milione più per l'attività di ricerca, un milione in più per la cultura, mi troverete alleata al fianco per tutto quello che possiamo fare insieme. Chiusa questa parentesi, che significa che le istituzioni ci sono, e ogni qualvolta studenti, docenti e università nei suoi vertici chiedono un confronto su questo, noi ci siamo con puntualità e con merito. Invece veniamo alla cosa che veramente la lezione, e lo ringrazio veramente di cuore e ti dico anche a nome della comunità regionale, che ogni volta che ti vediamo
in quei luoghi altissimi della scienza e anche della, appunto, in quell'equipe mondiale che è illustrato nell'ultima slide di 17 paesi al mondo e di oltre 200 persone, ci riempie di orgoglio sapere che la qualità tecnica e scientifica che tu hai messo a disposizione di questa università, in modo particolare con passione e con amore in questa sede, perché quando io ho iniziato a fare presidente della regione il professor Battistone era ancora professore qui e lui venne a dirmi: devi mettere al primo posto la salvaguardia e il ruolo anche dei corsi di Terni come un impegno istituzionale di missione. Quindi lo dico con l'affetto e con la consapevolezza della non solo qualità scientifica e accademica, ma anche dell'attaccamento appassionato che lui ha avuto nei confronti di questa sede. Per noi questo settore significa molto in questa regione, dal punto di vista industriale, dopo vedo Antonio Alunni che presiede il polo aerospaziale delle industrie di questo settore dell'Umbria, però significa alcune cose che i ragazzi devono sapere su questo. Il settore dell'aerospazio già oggi in questa regione, il gruppo che può essere visto nei numeri mondiali può rappresentare un piccolo gruppo, ma pensare di essere una regione no? Small, di taglia small come si dice, ma di stare tra le tre regioni italiane che contribuiscono in maniera più diretta col sistema industriale a dare qualità al sistema industriale del settore aeronautico e aerospaziale, frutto anche di questo lavoro sinergico di rete che il polo aerospaziale ha messo in campo. Ci sono 2500 lavoratori in Umbria delle imprese di questo settore. Molti di questi, questo è l'altro tema che riguarda soprattutto le giovani generazioni, è uno dei classici settori che occupa lavoratori molto qualificati e molto altamente qualificati, che è uno dei temi dell'occupazione dell'oggi e del futuro per le giovani generazioni, cioè creare anche posti di lavoro che assorbano la maggiore qualità del capitale umano su cui abbiamo investito e delle persone. In questi ultimi anni, nel mezzo della crisi, quando tante aziende indietreggiavano drammaticamente, il fatturato di questo settore nella nostra regione è cresciuto del 20% e l'utile delle imprese di questo settore è cresciuto dell'88%, sono i vostri dati. Uno degli indicatori economici importanti, vedo i professori di economia in prima fila, che è l'EBIT, ha portato ed il patrimonio è cresciuto del 30 e del 20%, cioè stiamo parlando di un settore nel quale vogliamo continuare ad investire decisamente e anche per questo nella programmazione 14-20 noi abbiamo destinato quasi 100 milioni di euro in questa nostra piccola regione all'innovazione e alla ricerca, ma in modo particolare ai progetti di ricerca che abbiamo chiamato i progetti di ricerca complessa, alcuni dei quali riguardano i settori delle applicazioni, diciamo, per le industrie del settore aerospaziale. In più, come ha detto il professor Battiston, questo io la sto seguendo direttamente anche come presidente, anche insieme anche all'assessore che se ne occupa, ma la seguirò direttamente, il contributo delle regioni al piano nazionale della space economy. È una novità importante che è frutto anche della indicazioni che sono venute dall'equipe dei ricercatori e degli scienziati che operano in questo settore. Qui è l'obiettivo anche di costruire una capacità di livello nazionale in ambito tecnologico ed in ambito industriale per lo sviluppo e le applicazioni di tutte le competenze che sono state acquisite in tre ambiti, in tre campi che abbiamo delimitato insieme: quelli dell'osservazione della Terra, quelli della navigazione e della comunicazione satellitare e quella dell'esplorazione spaziale, cioè come i frutti avanzatissimi della ricerca sono trasferiti anche alle applicazioni industriali e allo sviluppo più complessivo dell'economia e dell'economia, tra virgolette, anche civile, oppure con la bellissima espressione di uno spazio anche per la pace, come è stato definito dal professor Battiston. La conferenza delle regioni, dicevo, o giovedì prossimo o tra 15 giorni, la stiamo definendo con le commissioni, darà
il suo parere per l'allocazione delle risorse nazionali e per il contributo delle risorse regionali. È evidente che questo lavoro che abbiamo fatto insieme anche con il sistema del polo aerospaziale non possiamo non metterlo già alcune aziende, la Umbra Cuscinetti in primis, ma insomma quelle che fanno anche da traino degli investimenti in questo ambito sono pronte a fare la loro parte. Non appena noi avremo definito quello che viene chiamato il programma multiregionale che definiscono le regioni insieme al governo nazionale, ci saranno due fasi, che una pubblica, che è la manifestazione di interesse. Quindi sarà molto importante che ricercatori che operano anche sul territorio, scienziati ed imprese si mettano insieme per presentare le proposte, ed una progettazione esecutiva degli interventi, che significa anche la traduzione operativa. Ovviamente le risorse che noi abbiamo messo nell'innovazione e nella ricerca costituiranno la base, quindi la programmazione che abbiamo pensato dal 2014, quella base finanziaria che fa da moltiplicatore per l'attrazione delle risorse nazionali. Un ruolo centrale noi immaginiamo che lo debba avere anche al nostro fianco l'università, non solo con i singoli professori e ricercatori che già operano in sinergia con queste imprese, ma anche insieme al progetto complessivo che la regione con altre regioni italiane metterà in campo. Quindi io vi ringrazio, ringrazio molto appunto il professor Rossi, che non lo vedo la prima, eccolo di qua, perché ci ha dato questa opportunità. Questa è la comunicazione che volevo fare, per dire non solo che noi abbiamo interesse a mantenere vivi i laboratori di questo luogo, ma di mantenere anche vivi le capacità di idee e di ricerca scientifica che qui viene formata, sapendo che c'è tutta una parte interessante anche per i giovani assegnisti di ricerca, quindi i laureandi, i neolaureati, i dottorati di ricerca, che troveranno anche uno spazio e una, con grande credo piacere anche del rettore, una diciamo certo contributo ad una minore sofferenza economico-finanziaria che permetta anche di garantire quei contratti che la legge 240 impone ovviamente all'università, che contrattualizza l'università, ma che noi indirettamente contribuiremo a dare. Quindi il ruolo della regione non è tanto quello di sostituirsi a chi non può più erogare risorse, ma quello di essere partner istituzionale attivo e di adempiere fino in fondo alle sue competenze. Credo che con i fondi anche della programmazione europea questa certezza agli studenti che hanno creduto in questa università la possiamo dare, alle loro famiglie e anche a questi professori che con passione e con grande attaccamento si impegnano qui a Terni. Grazie e buona giornata. E grazie veramente a Roberto. Scusate, fuori schema. Nel parlare concitatamente all'inizio io mi sono dimenticato di dire che l'attenzione dell'Università degli Studi nei confronti dell'aerospazio è dimostrata anche dal fatto che abbiamo iniziato una procedura, e speriamo che vada a buon termine, per avere Samantha Cristoforetti all'inaugurazione del prossimo anno accademico ad ottobre. Quindi questa rivolta, e sarà, se lei venisse, un anno accademico rivolto sia all'industria, agli adulti, ma essenzialmente rivolto alle nuove generazioni, perché siamo in contatto con il professor Battiston per creare questa situazione. Grazie, scusatemi. Bene, grazie Presidente. Lasciamo un attimo. Io le accompagno. Sì, bene. Allora io a questo punto lascerei la parola al delegato del rettore per il polo scientifico didattico di Terni, professor Massimo Curini, che coordinerà la tavola rotonda alla quale appunto parteciperanno illustri compagni.